Scozia, fine dei passaporti vaccinali e delle mascherine in classe. La Scozia abbandona ufficialmente le mascherine in classe e soprattutto il passaporto vaccinale, che era stato criticato da molte aziende nell'industria della notte, le più colpite dalla pandemia. Vediamo il servizio di Simona Sieda. In Scozia, gli alunni delle scuole secondarie non dovranno più indossare la mascherina in classe, ma saranno tenuti a farlo nei corridoi. Anche l'obbligo legale per le grandi sedi di attuare il regime del passaporto vaccinale sta per terminare, anche se l'app relativa rimarrà attiva per le aziende che desiderano gestire un programma volontario. Tutte le restanti restrizioni legali relative al coronavirus in Scozia, compreso l'uso di mascherine, dovrebbero essere revocate il 21 marzo. Il primo ministro, Nicola Sturgeon, ha affermato che la Scozia si allontanerà dalle restrizioni legali affidandosi invece a vaccini, cure e buoni comportamenti di salute pubblica, a 2 anni dal primo caso confermato di Covid in Scozia registrato il 1 marzo 2020. Le restrizioni sugli assembramenti sono state rimosse, ma le scuole dovrebbero prendere in considerazione la ventilazione e l'uso volontario di mascherine. Il segretario all'istruzione Shelley Ann Somerville ha affermato che non dobbiamo dimenticare che il Covid non è scomparso. Dobbiamo ancora stare tutti in guardia e esercitare cautela, ha detto. Gli alunni e il personale devono ancora indossare la mascherina nelle aree comuni e si applicano ancora le regole di distanziamento. Il regime del passaporto vaccinale è operativo dal 1 ottobre 2021, nonostante le preoccupazioni dei partiti di opposizione e delle industrie notturne. Da lunedì queste aziende non sono più obbligate per legge a chiedere queste informazioni, ma alcune potrebbero scegliere di farlo volontariamente. Ma secondo la guida del governo scozzese, queste aziende devono motivare la loro richiesta per lo stato Covid alle persone e il passaporto vaccinale non può essere utilizzato come condizione per l'accesso a servizi essenziali come ospedali o farmacie, rivenditori essenziali come supermercati e trasporti pubblici o scuole. La scorsa settimana il governo scozzese è stato criticato dall'organismo di controllo dei dati del Regno Unito sull'app NHS Scotland Covid Status, che registra lo stato di vaccinazione e i risultati dei test. Simona Sieda per Italy Today UK.